Noi eravamo nella stanza dove Pierpaolo e sua madre dormivano, mangiavano e vivevano. Entriamo e troviamo sulla lavagna una poesia, gli Scolaretti di Versuta. Era la prima vera poesia che io vedevo, avevo fatto la terza elementare fascista, era tutto viva l'Italia, viva il balillo di Parazzo, tutte. Presi un quaderno e incominciai a scrivere. Pierpaolo passa da lì e dice, questo lo ricordo bene, dice, tieni questo quaderno per le poesie. L'ex allievo Giuseppe Bertolin, detto il Nini, racconta l'emozione di quel primo incontro con Pierpaolo Pasolini, maestro a Casarsa della Delizia, vicino a Pordenone. Sono gli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale e Pasolini, dopo una prima esperienza con i bambini delle elementari, insegna nella scuola media di Valvasone, nella terra della madre Susanna, dove è cresciuto insieme al fratello Guido, partigiano socialista morto a 19 anni per mano di partigiani comunisti e filotitini. Il Friuli di quegli anni era anche questo. L'episodio di oggi è dedicato al Pasolini insegnante, al Pasolini professore, che ha preceduto, anche per necessità, il Pasolini intellettuale di successo al cinema e nella vita pubblica italiana. Io sono Alessandro Banfi e questo è Maestre e Maestri d'Italia, una serie podcast di Cora Media per Vita.it con la collaborazione di Fondazione Cariplo. Nel Pierpaolo Pasolini, insegnante delle scuole di Casarsa del dopoguerra e poi di Ciampino, vicino a Roma, dove insegna fra il 1951 e il 1954, c'è già traccia e promessa di quello che sarà il poeta, lo scrittore, il difensore della lingua e della tradizione. La formazione e l'educazione dei giovani resterà tutta la vita un suo grande interesse. Racconta Enzo Lavagnini, critico, autore e scrittore responsabile dell'archivio Pasolini di Ciampino. Ci sono diversi periodi del suo insegnamento, cioè l'insegnamento volontario, quello non legato al ricevimento di uno stipendio. E qui ci sono delle scuole popolari improvvisate tra lui e la mamma in alcuni paesini del Friuli, prima che finisse la guerra, subito dopo che la guerra è finita. Poi c'è una parte che è quella dell'essere assunto come insegnante in una scuola vera e propria, la scuola del preside Natale Zotti, che lo definirà maestro mirabile, appunto. E c'è un terzo periodo in cui lui dalla scuola in realtà è stato cacciato. Però appunto è una cosa totalmente diversa, perché fare l'insegnante in una scuola privata poi lo mette di fronte intanto ad uno salario molto basso che lui accetta perché ha bisogno di lavorare comunque. A Casarsa della Delizia andiamo a trovare anche Elio Ciol, classe 1929 e uno dei più grandi fotografi italiani. Ha conosciuto Pasolini prima della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939. Ed ha un ricordo lucidissimo di quel primo incontro. In quel momento lui ha 10 anni e il poeta 18. Ero nel cortile di Nico Naldini, che era il cugino. E giocavamo della stessa età, avevamo la stessa età con Nico, e giocavamo nel suo cortile, lì spesso andavo. E un giorno ho visto appunto Pierpaolo in mezzo al cortile, un cavalletto che disegnava un San Sebastiano. Io mi sono avvicinato e lui, tutto gentile come al solito, era la persona più gentile che abbia conosciuto, e sempre pronto ad ascoltare e sentire. E lui mi ha spiegato che stava facendo questo San Sebastiano, e così parlando mi ha parlato di diverse cose che ora purtroppo non ricordo, ma era di un'attenzione veramente particolare e poi interessante, sempre così. E poi l'ho continuato a vedere, che arrivava ogni estate per fare le vacanze dalla nonna, cioè nella casa della mamma di Pierpaolo. Elio Ciol ci riceve nel suo meraviglioso studio al piano terra di una villetta. Le fotografie di una vita sono catalogate e conservate. Ci sono libri e memorie di mostre tenute in tutto il mondo, paesaggi, città, ritratti di persone. Il reparto dedicato alle foto di Pierpaolo Pasolini comunica l'affetto di una vita e insieme testimonia le vicende di un grande del Novecento.
Le primissime foto di Versutta scattate da Ciol sono quelle che spesso vengono riprodotte sui libri e che ritraggono il giovanissimo Pasolini in mezzo ad un gruppo di ragazzi. Dice appunto al mio amico Ovidio Colussi, che aveva 2 anni più di me, dice: domenica vi voglio avere tutti qui a Versutta perché voglio dirvi una bella cosa, voglio parlarvi di una bella cosa che ho in mente. E dia a Elio che porti la macchina fotografica. Ecco, questa è stata l'occasione della mia prima foto, che ho fatto anche dell'Accademiuta di Lenga Furlana. E avevo allora 13-14 anni, sì, nel 45. L'Accademiuta della Lenga Furlana, la piccola accademia della lingua friulana, ideata da Pasolini e fondata nel 1945, si riunisce nei giorni festivi a Versutta, nella casa di campagna, ed è un'occasione per i ragazzi di esprimersi poeticamente, ma attraverso il loro dialetto. Studio, ma anche gioco, espressione libera della creatività. Era cioè cercare di far sentire ai ragazzi, adesso sto cercando di pensare anch'io, perché non avevo mai pensato in questo modo, di renderli così interpreti o capaci di raccontare anche con il proprio dialetto, con il proprio modo di esprimersi, e qualsiasi cosa che le venisse in mente di scrivere, di raccontare. Ecco, penso che sia questo stato, dopo tutte le cose che si sono sviluppate e poi si sono dimostrate molto utili nel tempo e molto valide, insomma. Pasolini chiede ai giovani di raccogliere detti, proverbi, filastrocche anche tra i parenti più anziani. Oggi sappiamo che lui ha già composto, giovanissimo, diverse poesie nel suo dialetto, raccolte in Poesie a Casarsa del 1943, recensito fra l'altro favorevolmente da Gianfranco Contini. È un'opera teatrale nel 1944 che sarà poi pubblicata postuma solo nel 1976. I Turks tal Friul, i turchi in Friuli, che racconta l'invasione turca del 1499, in qualche modo sovrapponibile all'occupazione nazista del 1944. Ancora Ciol. Tutto aiuta, però non sappiamo mai qual è quella parola, quella cosa, quel momento che ci aiuta poi a riflettere e far rifiorire poi questo sentire di queste parole, di questo modo, ecco. E ognuno poi nel suo modo, chi scriveva, e io facevo fotografie, dopo ho cominciato a fare i miei paesaggi appunto nelle campagne fuori, insomma, anche perché quando ho cominciato poi, appena crescendo, a andare in camera oscura, avevo bisogno di scappare fuori dopo nella luce, e scappavo in bicicletta e fuori in campagna. Qui adesso è tutto costruito, ma qui erano tutte vigne, tutti i campi, e andavo fuori e così sentivo questa serenità che veniva anche dal tempo, dalla luce, dallo spazio, insomma, che si aveva. Sì, c'era proprio per me un aprirmi proprio dalla camera oscura, aprirmi fuori, e così sentire la bellezza del creato, insomma, dicendo adesso con parole grosse, però senza, anche così in modo normale, da ragazzo poi, ecco. Le parole della poesia imparata all'Accademiuta sviluppano la creatività, stimolano la fantasia. Perciò le, per la sua macchina fotografica, aprono gli occhi, spalancano la prospettiva, rendono consapevoli della luce. A Casarsa c'è ancora un'allieva di Pierpaolo Pasolini, Maria Anna Lenarduzzi. Oggi ha 87 anni, ma a distanza di così tanto tempo ricorda con grande emozione l'insegnamento di quel professore poeta. Per noi è stato qualcosa di speciale, è un professore che ci voleva bene, un professore che eravamo tutti uguali per lui, un professore che non stava mai dietro la cattedra seduto, girava per i banchi, guardava quando facevamo le traduzioni per esempio di latino, io mi ricordo che me lo ero visto di spalle, a puntarmi il dito su un errore dove ero scritto un errore in traduzione, naturalmente. Perché non ce lo ricordiamo?
così tanto, passati 70 anni oltre. E ce lo ricordiamo per tutte queste belle cose, tutte queste. Ci portava fuori nel campo sportivo adiacente, e ci portava fuori in primavera, perché diceva: ragazzi, qua è la primavera, andiamo fuori a fare lezione in campo. E seduti per terra, non facevamo le lezioni, non guardavamo i cieli, che tutte quelle cose lì particolari che a noi sono rimaste. Di quella classe, la prima media del 1947, sono rimasti vivi in tre. Lenarduzzi racconta che sono rimasti in contatto e sempre ricordano quell'esperienza. Per lei c'è poi un episodio indimenticabile. Pasolini un giorno chiede ai ragazzi di provare a scrivere una poesia in dialetto e Mariannina, come veniva chiamata dal professore, ne porta una che viene molto apprezzata. Assuni le campane, assuni plan planin, il loro son assistier come uscita l'aria, assuni le campane, assuni plan planin. Il loro suono si serve come uccelli nell'aria. Usei sono gli uccelli, come uccelli nell'aria. Suonano le campane, suonano pian pianino. Io mi ricordo queste campane, questo e allora mi è venuto in testa di tradurre, sì, di dire in friulano come ci aveva scritto lui. A fine di agosto del 1949, Pasolini è coinvolto in un episodio alla sagra di Santa Sabina nel paese di Ramuscello, vicino a Casarsa, che provoca scandalo e ben due processi per atti osceni in luogo pubblico e corruzione di minore, che finiranno in una assoluzione, ma solo tre anni dopo. La vicenda, che nasce da una denuncia anonima, hanno appreso i fatti dalla voce comune, scrivono i carabinieri alla procura, porterà alla sospensione di Pasolini dall'insegnamento e alla sua espulsione dal Partito Comunista, di cui era segretario di sezione a San Giovanni. In seguito allo scandalo in paese, il 28 gennaio 1950, Pierpaolo e la madre Susanna partono da Casarsa con il treno delle 5 di mattina, destinazione Roma. Per Elio Ciol c'è sempre stato un Pierpaolo di notte e uno di giorno. Fra le fotografie mi mostra anche quella dei funerali dello scrittore ucciso ad Ostia, funerali che si svolsero a Casarsa nel 1975. Nelle immagini si riconoscono padre Davide Maria Turoldo, uno straziato Ninetto Davoli, una disperata mamma Susanna. Racconta il fotografo. Sì, quello di Pierpaolo è stato un brutto colpo, ma anche per tutti i paesani anche, sì. Poi il fatto stesso prima dello scandalo, eccetera. Sono quelle cose che come fanno a venire, come fanno a succedere, insomma. Eppure così. Ed era, sì, per Paolo c'era questa tendenza, ecco, di uscire di notte. E questo era forse un segno proprio. Il buio stesso non giocava bene per lui, ecco. All'opposto della luce, come invece erano chiarificatori certi altri momenti. Però il fatto della luce per me è importante, insomma, ecco. La fuga all'alba da Casarsa proietta Pierpaolo e sua madre nella Roma degli anni 50. Attraverso il poeta Sandro Penna, Pasolini ha un'occasione di lavoro. E nella scuola media paritaria Francesco Petrarca, gestita dai coniugi Ballotta. Oggi è una palazzina diventata un anonimo palazzo condominiale che ha sostituito il vecchio edificio scolastico. Racconta Lavagnini, che raccoglie a Ciampino le memorie dello scrittore. Che professore è stato, per gli allievi? Ma a me mi hanno sempre un po' paragonato al professore dell'attimo fuggente. Lui era amatissimo dai suoi ragazzi. Pensa, addirittura lo andavano a prendere la mattina in stazione. Ciampino si arrivava con due autobus da dove abitava Pasolini a Re Bibbia, due autobus e un treno. Franco Avaltroni, ottantenne ancora in gamba, che è stato allievo di Pasolini, ricorda infatti che i suoi alunni lo andavano a prendere all'arrivo del treno e che una volta Vincenzo Cerami, di cui lui è stato grande amico, lo invitò ad aggregarsi e racconta un episodio. Mi ricorderò sempre
siamo andati alla stazione di Ciampino, che naturalmente non era come adesso, si andava attraverso alcuni filari di uva, perché da qui si andava verso la Polgarella, poi si scendeva giù, cioè una specie di canyon, si andava giù. Pasolini ci ha salutato, diceva: ragazzi, ah, grazie, vi ringrazio che siete venuti a prendermi, questa cosa mi dà molto coraggio per continuare. Diceva così. Poi mentre stavamo così, e questa è la scena che io ho descritto, perché veramente era cosa. Allora, erano i tempi in cui il netturbino era il monezzaro, cioè si era classisti, anche non volendo, insomma. C'era un netturbino che aveva il secchio rotondo, ma è immerso in una specie di cariolina, insomma. E questo qui era claudicante. Quindi quando lui camminava, c'era una cadenza, perché aveva una gamba che era, forse l'avevano inserito dentro proprio per questo, insomma. E c'era un gruppo di ragazzi che naturalmente erano ragazzi proprio macello, insomma, che gli andava dietro e lo fischiava. La cadenza faceva, per esempio, la cadenza, lui ogni tanto, ogni due passi era naturalmente obbligato a fare una specie di movimento per stavano dietro, ancora mi ricordo, e gli fischiavano così, in questa maniera qua. È la canzoncina di Stalle Olio. Sì, è una specie di canzoncina di Stalle Olio, proprio questa qua. E lui si incavolava. Il netturbino si incavolava, ovviamente. Ovviamente. E Pasolini? E Pasolini ha visto questa situazione e disse: adesso a scuola gli faccio una specie di check up su quello che si... perché queste persone qua sono persone che devono essere rispettate prima di quelle che vengono con le macchine, con le cose, perché questi sono quelli che veramente lavorano, e quindi bisogna rispettarli più degli altri, perché questi sono cittadini di prima categoria. Invece allora era così, purtroppo c'era questa cosa. Quindi praticamente ci ha fatto una specie di... A me no, perché poi in questo caso non c'era ancora la classe mia. Io poi l'ho seguito dopo. Comunque, ecco, era indicativo. Lui queste cose qua non se le faceva scappare, insomma. Ha voluto rimarcare questo, e poi so che ne ha parlato anche nella sua classe di questa cosa qua. Lo scrittore Giordano Meaci ha dedicato qualche anno fa un suo libro dal titolo Improvviso il Novecento, Pasolini professore, che è un'inchiesta letteraria postuma, realizzata a Ciampino attraverso i racconti dei suoi ex allievi. Molte pagine sono dedicate al più famoso fra di loro, Vincenzo Cerami, morto 9 anni fa, che diventerà collaboratore di Pasolini cineasta e a sua volta scrittore e sceneggiatore, oltre che marito della cugina Graziella Chiarcossi. Nel libro Cerami dice: quando Pierpaolo ci faceva leggere gli autori contemporanei e insieme ci faceva leggere Dante Alighieri e i poeti antichi, noi li ponevamo tutti sullo stesso piano. Anche oggi credo che questo sia l'unico modo di vivere la cultura. La cultura, racconta Cerami, ma Pasolini era anche altro. Ad esempio, amava molto il calcio. Franco Avaltroni mi mostra con orgoglio un piccolo gagliardetto rosso con la scritta ricamata Istituto F. Petrarca Ciampino. Lo ha conservato perché lo aveva fatto fare Pasolini per le magliette dei ragazzi della scuola, proprio quando giocavano a calcio. Pierpaolo giocava con i suoi allievi, amava fare l'ala. Siamo nella stessa via dove c'era la scuola media parificata Petrarca, qui a Ciampino, dove Pierpaolo Pasolini insegnava. La scuola, come era ai tempi di Pasolini negli anni 50, non c'è più, però accanto a quell'edificio è rimasto questo spazio, una specie di cortile fra qualche edificio, dove si gioca ancora. E qui c'è ancora il campo da calcio dove Pierpaolo Pasolini giocava a calcio anche con i suoi allievi. Ecco, qui c'è una continuità, perché siamo venuti qui e sentite, ci sono ancora i bambini che giocano, perché questo spazio è rimasto uno spazio in qualche modo del tutto simile a come era negli anni 50. Nel 1954 Pierpaolo Pasolini lascia la scuola di Ciampino per darsi al cinema e alla scrittura, ma non abbandonerà mai il tema dell'educazione dei giovani. Goffredo Fofi ha appena pubblicato un libro per La Nave di Teseo intitolato Per Pasolini, in cui un capitolo intero è dedicato al Pasolini educatore.
lo accosta ai grandi pedagogisti italiani, da Maria Montessori a Don Lorenzo Milani a Mario Lodi, e scrive: «Forse il suo capolavoro pedagogico è stata La lettera a Gennariello, poi in Lettere luterane, un trattatello pedagogico purtroppo incompiuto, scritto intorno al 1975, di cui resta abbastanza per apprezzarne l'ardire e la profondità». Che cosa scrive Pasolini in quello che Fofi ritiene un capolavoro? Si rivolge ad un ragazzo di Napoli, come lui scrive, uno studente che fa la prima o la seconda liceo, analizza come è mutato il linguaggio delle cose e si occupa degli insegnamenti dei coetanei, che lui chiama obbedienti e destinati a morire. Dunque, ciò che essi prima di tutto ti insegnano è vivere il conformismo aggressivamente, cosa questa che, come vedremo, ti è insegnata da quasi tutte le categorie dei tuoi coetanei obbedienti. Essi ti insegnano: primo, la rinuncia. Rinuncia resa assoluta, abitudinaria, quotidiana nella mancanza di vitalità, che in essi è un dato di fatto reale, fisico, ma che in altri, come in te, può essere una tentazione. Essi dovevano morire, o meglio, in altre circostanze sociali sarebbero di sicuro morti. Essi devono istintivamente ridurre al minimo lo sforzo per vivere. Il che, in termini sociali, significa, appunto, rinuncia. È vero, come dice un mio amico di Chia, un ragazzetto che ricorda i proverbi dei vecchi, il mondo è dei bravi e i coglioni se lo godono. È una delle più grandi verità che le mie orecchie abbiano mai ascoltato. Tuttavia, io, vecchio borghese razionalista e idealista, cioè bravo, continuo sempre a detestare con tutte le mie forze lo spirito di rinuncia, che poi è ansia di integrazione e qualunquismo. Non temere di essere ridicolo. Non rinunciare a niente. Lascia che i coglioni si godano il mondo e invidia pure, come me, struggentemente, per tutta la vita, la loro felicità. La seconda cosa che i destinati a morire ti insegnano è una certa obbligatoria tendenza all'infelicità. Tutti i giovani di oggi, i tuoi coetanei, hanno l'imperdonabile colpa di essere infelici. A quanto pare non ci sono più coglioni, se non a Napoli o a Chia. Tutti sono bravi e dunque tutti hanno la loro brava faccia infelice. Una decina di giorni prima di morire, Pasolini incontra un gruppo di docenti e studenti nella biblioteca del liceo classico Palmieri di Lecce. È una tipica assemblea anni 70 con un ospite d'eccezione, lo scrittore, regista ed editorialista del Corriere della Sera Pierpaolo Pasolini, che dice in quell'occasione, fra l'altro: «Amo molto la scuola». La trascrizione integrale di quell'incontro viene stampata l'anno dopo per gli editori riuniti, sotto il titolo che aveva voluto dare lo stesso scrittore, «Volgar eloquio». Ecco un passaggio sulla scuola media che riprende un suo articolo polemico apparso proprio sul Corriere. Elaboriamo una vera scuola dell'obbligo, che, così com'è, è una cosa penosa, ridicola, un residuo ridicolo di umanesimo. A questo punto, vedi, non è che io voglia tornare alla scuola umanistica. Non c'è nessun ritorno indietro. Io riformerei la scuola media in un senso profondamente pragmatico. Cioè, farei delle scuole guida nella scuola media, oppure insegnerei nella scuola media come si pagano le tasse, o come non si pagano, oppure igiene, oppure i cibi che fanno male, i cibi che fanno bene. Ha anche una certa forma di educazione sessuale ad un certo livello. Letture. Farei fare delle letture libere. La vita di Pierpaolo Pasolini, seppur breve, è stata ricchissima di tanti capolavori ed esperienze artistiche, culturali e politiche in senso lato. Ma la scuola, l'insegnamento e il rapporto con i giovani sono stati sempre presenti dall'inizio alla fine della sua esistenza. Avete ascoltato Maestre e Maestri d'Italia, una serie podcast di Cora Media per Vita.it in collaborazione con Fondazione Cariplo. Scritta da Alessandro Banfi con il supporto redazionale di Simone Clemente e la supervisione di Francesca Berardi. I fonici di presa diretta sono Davide De Benedetti, Andrea Girelli, Mattia Liciotti e Azzurra Stirpe.
Le registrazioni in studio sono a cura di Cristiano Lellini per Kea Sound. La post-produzione e il sound design sono a cura di Davide De Benedetti per Filmico. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale di Sara Poma. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Publishing Ricordi SRL. Per l'intervista Giuseppe Bertolin si ringrazia il TG di Telefriuli.